Domani, nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, alle ore 17 ci sarà il primo dibattito sul finanziamento pubblico dei partiti ed è stato organizzato dalla dottoressa Giuseppina Bonadini per la rete della Fenice insieme alla Fondazione Etica. Crediamo opportuno presentare questa iniziativa e ascoltare da Giuseppina Bonadini il senso che hanno voluto dare a questo incontro. Grazie Ignazio. E come sai, o forse come sapranno i nostri amici che ci ascoltano, la rete La Fenice in Ciociaria sta portando avanti un progetto innovativo di partecipazione attiva e diciamo di cittadinanza partecipata. E questo è un punto per noi fermo e fondamentale. Infatti il dibattito si articolerà fondamentalmente per aprire alla gente comune come noi la possibilità di entrare in merito alla questione. E abbiamo ritenuto fondamentale e importante iniziare un po' un percorso di questo tipo, perché sappiamo bene che cambiano i governi, ma la distanza delle sfide attuali non cambia. E allora forse bisogna incominciare ad essere integerrimi e a dire la verità. Una riforma dei partiti è fondamentale, al di là di tutto, come è fondamentale anche probabilmente ricominciare a parlare della riforma finalmente e per l'ultima volta della legge elettorale. Questa del finanziamento dei partiti sembrerebbe una falsa soluzione che tradisce in verità le aspettative di trasparenza che tutti i cittadini chiedono. Perché? Perché all'interno dei partiti servono degli statuti regolamentati dove democrazia interna, dove conti, dove regolamentazioni di nomine devono necessariamente essere trasparenti e devono essere anche abbastanza amministrati. Ci sono degli interventi previsti nell'iniziativa di domani. La domanda che può interessare è la seguente: ma togliere il finanziamento pubblico integralmente ai partiti non può rappresentare una riduzione della possibilità di espressione delle fasce più popolari nelle assemblee elettive? Direi decisamente sì. Accenno velocemente solo a un punto di questa riforma, lascerei poi la possibilità ai nostri illustri ospiti di stabilire meglio e di dire meglio, di entrare meglio in questo articolato. C'è il 2 per 1000 adesso che praticamente entrerà in atto, che sarà o mi dai o comunque mi prendo, tra l'altro con un tetto minimo e forse non massimo. Questo significa che il cittadino, un cittadino come noi, con uno stipendio normale, con un lavoro normale, potrà sovvenzionare di pochissimo, di nulla un partito, e comunque da questo 2 per 1000 sarà preso qualcosa anche a questo cittadino che non vorrà, mentre invece le grandi lobby potranno ovviamente dare grandi finanziamenti. Quindi se questa è la riforma che si pensa di fare, io credo che si debba fare una riflessione importante. È importante questa affermazione che contiene la risposta data alla mia domanda. Aggiungo, dai nomi che qui appaiono, Paola Caporossi, vicepresidentessa della Fondazione Etica, Gregorio Gitti, deputato di Scelta Civica, Gennaro Migliore, capogruppo di Sela alla Camera, e Arturo Parisi, che fu già ministro della Difesa, hanno sicuramente delle posizioni diverse. Verranno in evidenza le differenze che ci sono fra i rappresentanti di queste forze politiche? Ma io mi auguro di sì, ho partecipato alla prima conferenza stampa che hanno fatto alla Camera dei Deputati un mese fa e sono venute fuori sicuramente queste divergenze. E ovviamente sono, a mio parere, persone che trasversalmente stanno portando avanti veramente una riforma importante all'interno dei partiti e della Costituzione, diciamo. Di base ci deve essere l'articolo 49 rispettato, credo che su questo nessuno potrà dire niente. Gli articolati saranno sicuramente ed evidentemente diversi l'uno dall'altro, ma
credo che l'importante è dare la possibilità al cittadino di entrare in merito e di capire un attimo cosa sta succedendo. Grazie dottoressa Bonelli. Rinviamo allora a domani a conoscere queste posizioni che si misureranno anche di fronte al pubblico, che ci auguriamo sia numeroso, perché è la prima volta, ripeto, che nella nostra città, nel capoluogo di Frosinone, in questa provincia, si affronta un dibattito di questo genere e sicuramente mi sembra giusto ascrivere il merito a queste due organizzazioni che hanno preso l'iniziativa. Direi che l'aspettativa di trasparenza dei cittadini non va assolutamente tradita, quindi è fondamentale. Io ringrazio te, Ignazio, e tutto il tuo gruppo. A domani.